Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia e sono qui oggi per prendere il tè. No, in realtà siamo qui per fare delle letture utilizzando i fondi del tè. Questa è una pratica divinatoria chiamata tassiomanzia. Lo so, fa caldo, però qui abbiamo un servizio da tè che apparteneva a mia nonna, un servizio vintage e lo utilizzeremo per fare queste letture. Oggi avete la possibilità di scegliere tra due diversi messaggi. Abbiamo qui due tazze. La prima tazza è contrassegnata da delle rose bianche e la seconda da delle rose turchesi. Fate dei respiri profondi, allontanate i pensieri e quando siete pronti scegliete in modo intuitivo. Prima di lasciarvi il vostro messaggio, volevo aggiungere brevemente per chi fosse interessato a fare un consulto con me che è possibile prenotarlo attraverso il mio sito www.theartistofdivination.com. E questo è tutto, noi ci vediamo prestissimo, buon proseguimento e buona lettura. Dunque, sul fondo della vostra tazza vedo diversi animali. Vedo un delfino, vedo un lupo, vedo un fenicottero. Siete circondati da tante persone molto diverse. Però io adesso, guardando il fondo di questa tazza, mi sento anche leggera, divertita. Fate bene a circondarvi da persone così diverse. Ognuna di queste presenze ha un qualcosa da offrire. A breve ho la sensazione che vi divertirete molto. Avrete un incontro con persone che non vedete da un po' di tempo. E l'incontro sarà molto piacevole. Il messaggio per voi è di godervi questo incontro. Anche se magari potreste avere la sensazione nei prossimi mesi che non molto succede nella vostra vita, in realtà le persone che vi circondano sono già molto. Vedo nel giro di 2 o 3 mesi, vedo altri festeggiamenti, vedo un regalo, qualcuno vi farà un regalo. È un po' una sorpresa, un qualcosa che non vi aspettate. Per alcuni di voi il regalo potrebbe essere una visita o potrebbe essere un viaggio. Tra 5-6 mesi ho la sensazione che sarete molto impegnati, molto impegnati. Vi vedo passare da dei mesi, potremmo dire lenti, dei mesi che trascorrono lentamente, a dei mesi invece dove avrete la sensazione che riuscite a mantenere poco il controllo delle cose. Vi sento molto impegnati lavorativamente nel giro di qualche mese.
Avete tutto quello che vi serve per portare avanti i vostri obiettivi, anche se a volte avrete la sensazione che è veramente troppo tutto quello che dovete affrontare tutto insieme. Qui, tra l'altro, è come se vedessi un bivio. Ho la sensazione che a un certo punto la vostra situazione professionale si... vi troverete di fronte a a una scelta, è come se si biforcasse qui. E vi vedo fare una scelta professionale che vi farà sentire non solo più in controllo, ma anche vi farà sentire che siete finalmente sulla giusta strada. Come se riusciste a contenere una marea. Vi sento anche diverse persone venirvi in aiuto professionalmente, come se riceveste delle opportunità o come se riceveste una mano inaspettatamente. Ho anche la sensazione che alcuni di voi, tra sempre dopo un 5-6 mesi, si ritroveranno a viaggiare molto e a spostarsi per lavoro, anche all'estero. E la cosa, per quanto faticosa, invece è una novità piacevole. Io adesso qui vedo dei cammelli, vedo l'Africa, potrebbe essere che alcuni di voi abbiano in Africa o per lavoro o per piacere, ma vi vedo comunque pieni di risorse, vi vedo raggiungere posti lontani. Un messaggio per chi non ha lavoro in questo momento: non temete perché arriveranno diverse opportunità, arriveranno un po' tutte insieme. 4-5 mesi. Arriveranno diverse opportunità e avrete l'imbarazzo della scelta. E dico soprattutto a chi magari si sente fermo da un po' che ci sarà presto l'opportunità di rimettersi in gioco professionalmente. Un ultimo messaggio, forse per tutti voi. Le persone più semplici, umili, che si mostrano per quello che sono, sono i veri amici. Le persone invece che nei prossimi mesi sembreranno grandiose o sembreranno disponibili, forse un po' troppo a parole, sono le persone meno affidabili. Qui sento l'energia e vedo delle persone che amano presentarsi in modo grandioso, ma che poi nei fatti sono molto meno generose di quegli amici fedeli e anche direi stravaganti che avete. Ultimissimo messaggio professionale per alcuni di voi. Se dovesse comparire l'opportunità di andare all'estero per lavoro, anche ripetutamente verso lo stesso paese,
Non vi sottraete da questo impegno, perché ho la sensazione che c'è un'altra persona che vorrebbe in un certo senso prendere quel ruolo. Questo messaggio potrebbe essere veramente per pochissime persone. È un'ottima opportunità, non lasciatevela scappare, non lasciate che nessuno ve la sottragga. E infine volevo dirvi che il 2023 sarà un anno per voi molto interessante, molto più dinamico del 2022, soprattutto la prima parte dell'anno, la sento ricca di opportunità professionali ed economiche, ricca di progetti creativi. Ho la sensazione che darete la giusta direzione alla vostra vita professionale. E in un certo senso gli anni successivi saranno più semplici di conseguenza. E infine vedo un cavalluccio marino che è un simbolo di fortuna e di successo, e l'ho visto proprio adesso, mentre dicevo questa cosa dei prossimi anni, degli anni futuri, ho proprio la sensazione che andrete incontro a un maggiore successo, una maggiore abbondanza. Le cose professionalmente diventeranno più semplici e i problemi diventeranno più piccoli. Spero che questo messaggio vi sia utile, spero che vi abbia fatto piacere e noi ci vediamo prestissimo. Buon proseguimento. Nel giro di un paio di mesi vi vedo avere una discussione importante con qualcuno. Ora siete migliaia di persone, quindi questa discussione avrà sfumature diverse, però quello che è importante è che questa discussione definirà meglio il vostro ruolo all'interno di una relazione. E in generale vi darà più grinta. È come se definiste meglio la vostra energia rispetto agli altri. Questa vi vedo in un certo senso crescere. Diventare più forti. Per alcuni di voi questa discussione potrebbe riguardare una macchina o potrebbe riguardare un viaggio o una destinazione. Però è come se vi vedessi puntare i piedi e definire dei sani confini. In un certo senso questa discussione metterà fine a un atteggiamento di sacrificio. Tra 4-5 mesi, una donna, una persona amica, vi darà una mano e darà una dimostrazione di onestà. È come se confermasse la sua onestà. Questa persona vi aiuterà a fare in qualche modo un salto di qualità. È come se vi difendesse, come se prendesse le vostre difese. Interessante, la mia sensazione è che quella discussione di cui ho parlato prima, questa donna, in un certo senso rappresentano
delle tappe, dei test che in qualche modo dovete superare nei prossimi mesi. E ho la sensazione che in qualche modo siete comunque sempre protetti in queste circostanze. Anche quando avrete la sensazione che c'è un'escalation di eventi quasi in negativo, in realtà c'è sempre un elemento finale che viene in vostro aiuto. Infatti, tra un 5-6 mesi vedo la via, la strada su cui state, sgombra. Senza grandi ostacoli, senza grandi problemi. Sarà quello un periodo per voi di grande trasformazione. È come se rivalutaste un po' i vostri desideri e i vostri obiettivi. Vi vedo tra l'altro, sempre dopo 5-6 mesi, diventare in qualche modo orgogliosi di voi stessi, del vostro operato. Vi vedo lavorare duramente, però vi vedo in grado di gestire bene i momenti di grande lavoro con i momenti di divertimento. Questo è qualcosa che alcuni di voi hanno bisogno di sentire, perché c'è la necessità di alternare i momenti di duro lavoro a momenti di svago e divertimento. L'unica cosa che mi sento di dire rispetto a questo momento è attenzione a non diventare troppo orgogliosi in un certo senso. Qui io vedo un grande drago vedo quasi un missile spaziale qui più che un grande drago sembra quasi Godzilla che combatte contro una macchina contro un missile. Questa cosa mi piace perché mi dà la sensazione di che un qualcosa di apparentemente mostruoso in realtà va a bloccare un qualcosa di ostile. E di nuovo ritorna questo messaggio che io sento molto forte, di un qualcosa che vi viene sempre in aiuto, anche un qualcosa di inaspettato, anche un qualcosa che apparentemente può sembrare minaccioso in realtà vi viene in aiuto. Qui vedo una cavalletta e mi sento di dirvi attenzione alle persone che vi chiedono una mano e se ne approfittano, persone che già conoscete, che hanno il vizio di fare così. Attenzione, mi viene proprio da dirvi attenzione alle cavallette, a persone che magari compaiono solo nei momenti in cui hanno bisogno di un qualcosa. Vedo anche degli uccelli migratori qui. Alcuni di voi cambieranno casa inizio 2023, ad altri invece dico che magari piccoli spostamenti, piccoli movimenti, piccoli viaggi possono essere utili per ricaricare un po' l'energia.
Direi che i prossimi mesi saranno quasi un viaggio per imparare a difendersi, come se vi ritrovaste in circostanze o in situazioni in cui o qualcuno vi difenderà o voi vi difenderete, ma riuscirete a tenere a bada quello che non vi fa bene, quello che non vi aiuta. E di conseguenza vi ritroverete su una strada sgombra, priva di ostacoli, che in qualche modo aumenterà la vostra autostima. Continuate a vedere tanti draghi, draghi, dinosauri, simboli di grande trasformazione, di grande potere. Come se acquisiste potere. Spero che questo breve messaggio vi sia d'aiuto e io vi auguro tutto il meglio e buon proseguimento.